Ciao a tutti, siamo arrivati alla 38esima settimana, andiamo a decorare insieme alla vostra amica l'agenda. Eccoci qua, settimana dal 25, vabbè qua c'è sabato 30 e poi andiamo all'1 del mese prossimo, che ormai siamo ottobre ma la domenica è l'1 e ci spostiamo dopo. Adesso allora vi faccio vedere quello che ho iniziato a fare in questi giorni, da lunedì al sabato, che sono appunto gli ultimi 6 giorni, che finisce settembre. Ho voluto fare ancora un pochino di colore, dato che dopo partiamo con l'ottobre e comincerò con le decorazioni volpi, gufi, foglie, colori autunnali e dopo vabbè comunque anche le zucche Halloween, perché ormai comunque ci siamo. E allora ho detto, gli ultimi giorni qua di settembre andiamo ancora, lo so che l'ho già fatta la decorazione unicorno, però ci tenevo a farne ancora una perché ho degli sticker nuovi che mi sono arrivati, un'altra spoilerata di AliExpress, vabbè comunque li vedete prima. E allora ho detto, facciamo ancora unicorni per chiudere il settembre, e per me l'estate finisce adesso, anche se c'è già brutto, c'è già freddo, però fa niente. Allora ho usato questo washi color lilla violettino qua, tutto unicornoso, e l'ho messo appunto il solito come salva buco, come divisore dei giorni, e poi anche qua dietro, che vi faccio vedere dopo, perché in questa decorazione ho fatto anche dei disegni che poi andremo a colorare insieme, li ho fatti io. Allora ecco, adesso avevo già segnato lavoro tatatutatata, adesso appunto andiamo ad attaccarci questi sticker, che erano fogli interi da ritagliare, non sono pretagliati questi, li ho presi appunto su AliExpress, non li metterò tutti giustamente, però adesso andiamo a scegliere qualcosa. Allora, prima di tutto in questi c'era, vedete, li ho ritagliati un po' così alla buona, perché non è che puoi star qua a farci tutto il ghirigoro intorno. Prima di tutto volevo mettere, allora, 2 nuvole, così, e metterci il, come si chiama, l'arcobaleno. Andiamo a vedere, perché questi purtroppo sono proprio dei fogli, costano proprio pochissimo, adesso non mi ricordo quanto, ma non sono pretagliati, devi tagliarli te, però chi se ne ho detto, sono stupendi, li prendo. Allora qua mettiamo l'unicorno, sì, parlo già di unicorno, l'arcobaleno, così, con la nuvola, e ne mettiamo un'altra qua, e poi attacchiamo qualche bel unicorno di quelli lì stupendi. Ok, che carino. Poi vedete, ci sono tutti questi, così c'è anche una luna, delle stelle. Adesso vediamo, altrimenti attacchiamo uno di... Dopo c'era un altro foglio un pochino più sul rosa. Adesso io li ho già ritagliati, poi li ho rimessi dentro nel pacchettino. Allora, vediamo. Questi qua sono tipo da scriverci anche dentro. Vedete, fatti così. Sono carini anche questi. Che se un po'... Io attaccherei questo, perché tanto comunque... Allora, lo metterei qua così, che è molto bello. Anche se però forse ci ritaglio questo d'oro, che sinceramente questa polverina qua disegnata così dorata non è che mi piaccia molto. Voglio attaccarci proprio l'unicorno. Ok. Eccoci qua. E lo attacchiamo. Caduto un foglio, e questo lo devo coprire qua perché avevo sbagliato, perciò lo metto qua in mezzo, così, che belli che sono. Poi anche questi qua, altra spoilerata, ne andiamo a attaccare qualcuno. Questi qua sono piccolini e ci sono questi tipi qua, unicorni, poi c'è un dolcetto sempre col corno. Adesso ne attacchiamo qualcuno. Facciamo questo qui, poi c'è un altro arcobaleno, lo mettiamo qua così. Poi vediamo, devo attaccare anche questo. Poi questo qua, che è un pianeta, lo mettiamo qua. E poi vabbè, il dolcetto, giusto per attaccarci tutti i tipi.
Io voglio ancora un altro unicorno, però, eh. Questo qua così. Allora, questo lo attacchiamo. Ah, che belli, sono anche trasparenti. Coccorini. Uno. Poi. Aspettate. Questo lo mettiamo qua. Qua così. Poi il gelatonzo qua. Lo mettiamo qua, il cupcake, no? Che cos'è? Sì, un muffin. Poi qua c'è l'arcobaleno, ci attacchiamo queste stelline. Poi qua c'è questo pianeta. Mettiamo qua. Poi qua ci mettiamo un altro arcobaleno. Aspettate, abbiate pazienza. Tanto c'è il mio cane che sentite che c'è anche lui. Mettiamo qua. E io penso che così per adesso possa andare. Ok, vabbè, lavoro. Poi sabato avremo la nostra solita spesa settimanale. Così. Lo coloriamo. Vabbè, gli orari del lavoro, ok, col solito. Lunedì ho il primo colloquio con la prof di Sharon. Conosco la prima professoressa delle scuole medie. Ok, non abbiamo scritto l'ora. Ore. Ok, adesso andiamo a... vediamo. Voglio colorare coi pastelli questa scritta. E poi adesso ci spostiamo nella pagina di là e vi faccio vedere cosa ho disegnato per chiudere più o meno il mese, diciamo, perché ormai questa settimana finisce settembre. Però io volevo, no, non esageriamo, devo metterci un altro unicorno, però lo voglio ritagliare, ce lo mettiamo, anche se viene troppo, non mi interessa, voglio metterlo perché li adoro, mi piacciono da impazzire. Però questi qua purtroppo la pecca che non sono ritagliati. Questo per adesso è da lunedì a sabato. Adesso ci giriamo. Qua vedete che c'è il divisorio di ottobre che vi avevo già fatto vedere nel setup agenda quando avevo preparato i divisori. Mai arriva Halloween, autunno. E qui ho disegnato e ho già passato con la stabilo il contorno, cancellato sotto la matita, un panda corno. E questo si chiama... è un narvalo, un narvalo, correggetemi se sbaglio. E adesso andiamo a... colorare insieme il panda corno, che è troppo bello. Allora, aspettate. Allora, coloriamo gli occhi del nostro panda corno. E dopo ci manca la domenica, come avete visto, di decorazione, ma ci arriviamo dopo perché andiamo appunto, come vi ho detto prima, sull'ottobre. Coloriamo bene gli occhi. Ecco.
parti nere del nostro panda. Capuccio. Troppo puccio, troppo puccio. Ok, così, manca ancora le orecchiette, una zampina, un'altra zampina. Poi anche qua. Coloriamo bene. E poi dobbiamo fargli il corno, lo facciamo tutto colorato perché ci vuole. E poi andiamo a colorare anche il nostro narvalo. Allora, qua ci mettiamo un rosa, poi rosso, arancio, che sono sì più o meno i colori, giallo, poi c'è il verde, l'azzurro che ce l'ho qua, se non sbaglio sia azzurro, blu e il viola. Adesso già che ho in mano i colori, andiamo a farlo anche al nostro narvalo. Blu, azzurro, verde, giallo, arancio e rosso sulla punta. Poi temperiamo bene, andiamo a colorare anche gli occhietti del narvalo. Lo storto così, ok. Qua facciamo sette pezzi, poi andrei con un rosa qua e un rosa sotto il pancino, dai, e poi lo coloriamo col Tiffany perché mi va di farlo Tiffany. E qua ci sono le rigate degli sticker, vabbè, colorare così non è il massimo, però cerchiamo il Tiffany e andiamo a farlo Tiffany. Così al nostro panda.
E adesso prendiamo il temperino, quello più senza serbatoio, e andiamo a fare un po' di sfumature che richiamano i colori dell'arcobaleno che abbiamo usato, giusto per riempire un po' e sfumare un po'. Facciamo un po' di viola. Comunque richiama bene anche il washi. Facciamo un pochino anche di verde. Mettiamo ancora un po' di azzurro, che è molto bello. Ecco, e allora i primi 6 giorni, da lunedì a sabato, sono tutti appunto unicornosi, con l'unicorno, washi, unicorni di qua di là, poi aggiungerò sempre le mie cose quando comunque trascorrono i giorni della settimana. E adesso andiamo a fare la domenica, appunto, che è il 7° giorno della settimana che manca, ma come vi ho detto prima, appunto, vi ripeto ancora, andiamo in ottobre. Settembre l'abbiamo chiuso così, e adesso ottobre iniziano appunto i colori autunnali e andremo sempre a decorare con zucche, volpi, insomma, mi sbizzarrisco con questi, poi vedrete man mano. E infatti, la pagina essendo un po' più grande, io ho già disegnato anche di qua un orso, perché comunque ottobre si avvicina, l'autunno, l'inverno, il letargo, un orsacchiotto che dorme, e ho già cominciato a disegnare appunto anche una foglia, l'ho già ripassata con la mia stabile, ho cancellato sotto la matita, e questa è la domenica, appunto, che è già il 1° ottobre, ragazzi, come vola il tempo. Andiamo a, scusate, allora, questa appunto perché qua da lunedì a sabato lavoro tutti i 6 giorni, la mia domenica questa è di relax, sempre sperando, e perciò scriviamo il mio solito relax. Intanto che io scrivo, dato che è il 1° del mese, qualcuno adesso dirà cosa farà la Nika. Intanto ve lo lascio dire, mi sembra di sentirvi, perché chi mi conosce lo sa. Eccoci qua, allora questo però lo coloro col pastello. Ecco qua, e ho fatto anche una scritta così azzurrina. Ok, poi adesso andiamo a colorare il nostro orso e la nostra foglia. Eccoci qua, e in questa domenica di relax si spera sempre la Nika, dato che cade nell'1 ottobre, 1° del mese, la Nika va da Tagersi! Yeah! Ok, adesso andiamo a colorare il nostro orsetto. Dopo coloriamo anche, scusate, allora vabbè, prima di tutto facciamo un po' di marroncino scuro e poi andiamo con il chiaro, perché non voglio farlo tutto scuro, ma sto cercando il marrone chiaro, eccolo, trovato. E andiamo un po' a farlo di tutti e due un po' i colori, così cerchiamo di fare un po', e dopo lo passiamo anche con lo scuro. E poi coloriamo anche la nostra foglia. Questo è il nostro orsetto che si prepara al letargo. Ecco. Il nostro cucciolotto che fa le nane, quanto è bello! Tutto marrone, poi ci facciamo un po' di sfumature.
un marrone più scuro. Andiamo a colorare bene, che non restino le rigate. Prima di tutto gli facciamo un nasino nero, temperiamo un po' il pastello. Eccoci qua. Tutto bello marroncino. Coloriamo anche le foglie, gli sfumiamo un pochino anche il posto dove è sdraiato. Quasi finito il nostro orso. Ok, allora, qua facciamo un po' di pezzi un po' più scuri. Perché non mi piace vedere troppo la linea del contorno. Aspettate che qua poverino si vede poco gli occhietti. Ok, uno più grosso, uno più piccolo, però non mi piace. Facciamo un po' di ombreggiature così, neanche ombreggiature, perché la gambina, la zampina, più che gambina. Giusto per dargli un po' di... Adesso aspettate che qua ancora qualche pezzo bianco. Adesso volevo fare un musetto, però non lo volevo fare tutto scuro, ma lo facciamo beigiolino qua, color crema, lo senape, giusto per dargli un po' di qualcosa di più chiaro. Adesso andiamo a fare le foglie, cui una la facciamo arancio. Questa la facciamo rossiccia, perché ormai comunque i colori dell'autunno siamo destinati a vedere questi adesso. Non che non siano belli, perché sono belli, e una la facciamo marrone. Però l'estate e la primavera, sempre l'estate e la primavera. Eccoci qua, adesso andiamo a fare un po' di facciamo un po' di terreno un po' sul marroncino, e poi ci mischiamo insieme un po' di verdino più scuro. Ah, non vi ho detto che l'ottobre l'ho iniziato con questo washi, con queste fogliettine qua, queste fiorelline un po' particolari, erano un po' colori su un po' più scuri, allora ho detto cominciamo a fare con questo qua. Sempre da AliExpress preso, logicamente.
e poi nelle prossime settimane vedrete altre decorazioni tutte autunnali di Halloween. Facciamo un po' di verdino così, che mi è appoggiato. Mettiamo ancora un po' di verde sotto. Ok, e io credo che questo possa andare così. Poi andiamo a colorare la foglia e la andiamo a fare tutta arancio. Ok, poi ci faremo delle sfumature col marrone, qualcosa, vediamo. C'è sotto qualcosa, dovrei togliere i fogli, né? Con l'agenda. Prendere un po' di questo marrone e ci facciamo un po' di sfumaturina così, e facciamo anche la bocca un po' così, mettiamo tutto dritto quasi lì, ok. Facciamo un po' il contorno così, sfumiamo qua. Per non lasciarla tutta arancio, che di qua facciamo un po' così. Questo per sfumare. Ecco. E io penso che così possa andare. Che dovrebbe avere quelle linee. E penso di lasciare così il nostro orso a posto. Adesso vi rifaccio vedere, appunto, da lunedì 25 a sabato 30 chiudiamo settembre, abbiamo chiuso con tutto questo colore ancora di unicorni, e poi ottobre mio divisorio di Halloween, perché ormai andremo a fare, appunto, come vi ho detto, tutte queste decorazioni un pochino autunnali. E niente, adesso faccio i saluti come sempre. Aspettate che prendo il mio quadernotto, scusate, e andiamo a salutare Marti 29, ciao. Poi Sofia Iloidrat, ciao. Sabrina Studio, ciao. Poi Sara, che il suo compleanno è stato cioè Sara, che non è ancora arrivato, il 27 settembre. Tanti auguroni Sara. Sara E, scusa. Poi Michael Ravasio, ciao. Silvia, ciao. Arianator Butera, ciao. Beatrice Allegrini, ciao. Natalia
Bello Fatto, ciao. Glenda Sufage, ciao. Marta Janes, ciao. Angela R, ciao. Ele D'Erasmo, ciao. Anna, ciao. Emanuela Tarallo, ciao. Eleonora Pellegrino, ciao. Giulia Kawai, ciao. Sara Billiteri, ciao. Alessia, ciao. Niki Niki e la sua amica Martina, ciao a tutte e due, un bacione. Rocchino Alonzi, ciao. Glenda Sufage, l'ho già detto prima, ciao ancora. Kitty Vlog, ciao, un bacione a tutti. Al prossimo, fatemi sapere come avete trovato questa settimana e l'inizio d'autunno con l'agenda della vostra amica. E al prossimo, ciao.